criminalità. Domani 22 marzo sarà la giornata mondiale dell'acqua. Alla vigilia di questa data abbiamo chiesto a Micaela Castelli, presidente di Utili Italia, qual è la situazione di investimenti e consumi per questa vitale risorsa. In occasione della giornata mondiale dell'acqua finalmente possiamo comunicare un dato positivo, gli investimenti sono in sensibile aumento a 49 euro pro capite, quindi per abitante, questo è un dato sicuramente positivo. Tuttavia dobbiamo ancora invece sottolineare un dato che deve avere margini di miglioramento, il consumo pro capite di acqua che ancora rispetto alla media europea è quasi del doppio, 215 litri a pro capite a fronte di 125 litri, quindi sicuramente un dato positivo ma anche delle aree di miglioramento su cui ingaggiare tutti i cittadini. È chiaro che anche il PNRR in quest'ottica potrà favorire attraverso la canalizzazione di risorse e di ulteriori investimenti nel settore idrico una sinergia con quelli che sono gli operatori di settore, però ancora ci manca qualche pezzo da fare. Grosso divario tra nord e sud, mancanza di operatori industriali e crediamo e confidiamo sul fatto che anche attraverso la leva della regolazione di poter intervenire anche su questi fronti.